Vincenzo, Emanuela, Antonio, Vito, Claudio. Erano gli angeli di Giovanni e Paolo. Due pomeriggi di tanti anni fa, due bombe azionate da mani cattive li fecero morire. Come angeli con le ali spezzate, volarono in cielo seminando sulla terra gocce di speranza e di pace. Giovanni e Paolo, volati con loro, hanno lasciato le loro idee qui, che camminano ancora oggi sulle nostre gambe. Emanuela Loi, una poliziotta, fu una delle vittime dell'attentato di Via D'Amelio del 19 luglio 1992, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino. Emanuela faceva parte della scorta di Borsellino e fu la prima donna agente di polizia a essere uccisa in servizio in Italia. La sua morte è diventata simbolo del sacrificio e del coraggio delle forze dell'ordine nella lotta contro la mafia. Lucia, che cosa hai portato? Me l'hanno donato e io è giusto che lo dono al Museo dell'Acciuga. E noi lo metteremo là dentro. Ha un simbolo particolare. Bello! Sono un poliziotto della squadra mobile di Palermo. Claudio era mio fratello. Perché sono qui? Racconto la mia storia. Avevo un paio di scarpe con la suola di cuoio leggera. Comincio a sentire da sotto i piedi lo scricchiolio dei detriti, dei vetri che erano andati in frantumi. Quindi comincio a camminare piano piano, ad andare verso la via D'Amelio, dove era successo il fatto, che saranno 30 metri da dove c'era questo cordone umano. A un certo punto sento del morbido, ma non faccio in tempo che scivolo col tacco della scarpa, formo un solco. Questo solco esce del sangue, delle viscere e mezza mano. In quel momento mi è venuto in mente Claudio. Quindi vado avanti a cercare disperatamente mio fratello per dargli l'ultimo abbraccio, per capire. Mi addentro dove prima c'era un cancello della palazzina dove abitava la mamma del dottor Borsellino, e lì per terra a circa un metro e mezzo mi vedo mezza sagoma, mezzo sterno, del dottor Paolo Borsellino. L'ho riconosciuto dal baffetto, sembrava che sorrideva quel mezzo testa che si poteva vedere. Tutto era nero, la fuliggine del tritolo aveva creato questo nero tutto intorno. Mi giro dall'altra parte e nelle stesse condizioni, mezza testa, mezzo busto, mezzo braccio, era Agostino Catalano. I miei occhi andavano a 360 gradi, cercavo Claudio. Alzo gli occhi e sotto proprio il balcone del primo piano c'era uno sterno sotto sopra che grondava, gocciolava sangue, ma nero. Era un seno di donna che poi successivamente seppi che era quello di Emanuela Loi. Quindi tornai indietro dove c'era la macchina che aveva accompagnato il dottor Borsellino, la macchina di Antonio Bullo, l'unico superstite, e vedo una gamba appiccicata proprio a un cerchione della macchina. In quella gamba c'era ancora la scarpa, e io in quella scarpa riconosco mio fratello. Ho fatto un grido, non so se disperazione, non so manco io. E ho pensato, tu che credevi che io ero un eroe sei tu per te. E subito ho pensato alle sue parole: Luciano, raduna la famiglia.
mia madre, mia cognata e il papà. I quattro fratelli Borsellino, la più grande era mia mamma, poi c'era Paolo, Salvatore e Rita. Sono nati in via della Vetriera, una strada del quartiere della Calza. E la casa di Paolo nasce dove c'era la farmacia dei miei nonni. L'altro ieri abbiamo festeggiato 9 anni del nostro progetto. Consiste nel tentativo di dare ai bambini della Calza la possibilità di decidere che cosa fare del loro futuro. Purtroppo è un quartiere che ha ancora diversi problemi e i bambini nascono e crescono in questo contesto difficile, povero sotto tanti punti di vista, e sono convinti che sia normale fare determinate cose. E non sognano, non hanno progetti, non pensano di potersi permettere di fare cose diverse rispetto a quelle che fanno i loro genitori e i loro fratelli maggiori. Noi ci occupiamo dei bambini di questo quartiere, lo facciamo chiaramente a titolo gratuito, quindi siamo tutti volontari, anche se è, in qualche modo è casa mia, anch'io comunque sono una volontaria, che comunque io abito anche in un'altra città, io vengo da Trapani. E la strada me la faccio per arrivare alla casa di Paolo. Tutto è fatto senza aiuti dello Stato. Per nostra scelta alla casa di Paolo non chiediamo aiuto allo Stato. Questa è una decisione che sicuramente non rende facilissime le cose, ma ci permette di tenere la testa alta e la schiena dritta quando a questo stesso Stato, a 32 anni di distanza, siamo costretti ancora a chiedere la verità sulla strage di Via D'Amelio. E questo ci permette davvero di poter vedere il cambiamento concreto che avviene quotidianamente quando noi ci accorgiamo che sta cambiando la mentalità dei bambini, che entrano appunto convinti che sia normale fare determinate cose e invece vivendo all'interno della casa di Paolo, respirando i valori che lì si respirano, vediamo che loro cominciano a cambiare, cominciano a capire che forse la realtà con la quale sono costretti a confrontarsi è molto limitata. E il Paolo Borsellino che conoscono loro non è il magistrato Paolo Borsellino, altrimenti in tanti casi avrebbero paura e si allontanerebbero, perché comunque Paolo Borsellino era uno sbirro, questo dalla testa non glielo toglie nessuno. E lo sbirro per questi bambini è una persona cattiva. Non è semplice fargli capire che non è così, perché loro dal loro punto di vista purtroppo hanno perfettamente ragione. Perché la figura dello sbirro, la divisa con la quale loro si confrontano, è quella del poliziotto, del carabiniere che uno e due gli va ad arrestare il padre, gli va a citofonare in piena notte, magari 2 o 3 volte svegliandoli, perché magari il papà o il fratello è agli arresti domiciliari, devono verificare. E spiegateglielo ai bambini di 6-7 anni che il problema non è lo sbirro ma il padre, che chissà che cosa ha combinato il fratello maggiore. Allora su questo noi abbiamo deciso di impiegare tante energie. Quindi è un lavoro che chiaramente va fatto piano, richiede tempo, richiede impegno, richiede tanta pazienza. E soprattutto richiede da parte nostra massimo rispetto di quello che vivono questi bambini e le loro famiglie. Noi abbiamo rispetto per la dignità di queste persone, perché i genitori dei nostri bambini sono stati bambini pochi anni fa. E quello che non hanno o non avrebbero i nostri bambini è quello che non hanno avuto i loro genitori. Cerchiamo di fare in qualche modo la differenza. Hai detto una cosa molto bella che, se mi posso permettere, rimanda un po' all'osservazione che abbiamo fatto prima di organizzare questo evento. Tu hai detto che i bambini non conoscono il giudice Paolo, ma conoscono Paolo. Effettivamente io non sono una bambina, però mi ha fatto pensare che l'altra volta, quando abbiamo pensato all'evento insieme a Michelangelo, ci chiedevamo con la mia collega come realizzare questa locandina. E ad un certo punto disse alla mia collega: ma guarda, non è troppo confidenziale mettere Paolo. In realtà noi lo chiamiamo Paolo perché è come se lo conoscessimo da sempre, è cresciuto praticamente con noi, abbiamo sempre l'immagine di Paolo Borsellino in mente e sicuramente anche io ho sentito sempre vicina questa figura, sia quella del giudice Paolo che quella di Giovanni Falcone. E credo che la testimonianza che comunque abbiano lasciato, come quella che in qualche modo stai rappresentando tu, è una testimonianza assolutamente forte e importante. Quindi grazie per il vostro lavoro, grazie per quello che fate e che possiamo prendere un po' tutti spunto, no, da questa realtà per poter capire come meglio operare, anche come dici tu, da normali cittadini. Su questa terra stanno sippelluti, nell'ammazzaro l'infamona e li cornuti. Picchi la mafia è frutto che amarcisce, la terra allorda e l'arbolo non cresce.
quando erano carose e picciriddi, dall'occhi ci brillavano gli stiddi. Borsellino e Falcone, in semmola all'auge, giocavano a pallone. Paolo e Giovanni, più forti, gridava nella chiesa alla voce di Santa Teresa. Mettitici tutta la forza catiniti, ci vuole lo coraggio della vita per vincilla sta partita. Ci vuole sangue un talevini per aggrizzare i torti e liberare sta terra della morte. La morte è cane che non tene pagioni, per primo l'ammazzaro a Giovanni Falcone. E dopo 2 mesi, sotto un sole cocente, il secondo non ammazzare un avo innocente. Dall'aria satò Paolo Borsellino, un tonghiorno ricavoro assassino. La magi lo tagliava ru balcone, Ida pensò, ora insemmo la Giovanni Falcone. Volare un cielo, sti due giganti, e lassaro sole, da sta chiazza vacanti. Lassaro sta terra, maleritta, orfana, rilimecchio figli, è troppo afflitta. Ma se è vero che si muore in tuo momento, non so così minaro, è testamento. Picchiate stu palloni, picciriddi, inchiti lo ramore e sentimento. Stunatolo ricavoci e carizzi, faciteli brillare i tu stiddi. Allontanate patroni e patronazzi che vi promettono facili intrallazzi. Piccioli che un sonno già vagliate, fanno feto rigrascia e di piccati. State lontano, riluscuro e dell'ombra, la vostra vita è bianca palumma. Niscite per le strade a testa esate e con le spade aggrizzate. Lo male, mettetelo all'agnone. Tiratelo vuoto su pallone. E ritorni in mente, bella come sei, forse un po' di più. E ritorni in mente, dolce come mai, come non sei tu. Un angelo caduto in volo, questa sera sei, in tutti i giorni dei. Io non l'ho, come ti vorrei, come ti vorrei. Torni in mente, bella come sei, forse un po' di più. A trovare la casa di Paolo, invitiamoli. Era 57. E cosa c'è nella casa di Paolo? Ci siamo noi, ci sono i bambini. Bella villa. Sì, sì, è vero, bello.